Amici di Auto Digest, sapete il mito fuoristrada Mercedes classe G? Potete trovare qualcosa di questa tecnologia nella classe C 220 all-terrain. Andiamo a vedere la prova. L'aspetto della classe C attuale è tutto DNA Mercedes, riconoscibile a prima vista in tutta la sua classe ed eleganza, anche in questa versione, 4 ruote motrici, 4 cm più alta del normale. L'interno è rifinito ai massimi livelli e lo spazio è veramente tanto anche per la categoria. Oh, che comoda! Finalmente posso allungare le gambe. La strumentazione si avvale del noto sistema Mbux Mercedes, che è molto evoluto. Si può configurare anche a piacere con diverse soluzioni. Molto leggibile lo schermo centrale. Ma passiamo al motore in 4 cilindri, 2 litri. Mild Hybrid, 197 cavalli più 23 di elettrico per 220 complessivi. C'è qualche sfizio, come lo schema Mercedes leggibile di sera. Ma andiamo a vedere su strada. Del consumo ridottissimo parleremo dopo, ma è una delle doti essenziali di questa vettura. Non è una sportiva, anche perché è rialzata di 4 cm rispetto alla versione normale e quindi ha delle capacità fuoristrada non indifferenti. Su strada si comporta benissimo, il cambio automatico a 9 rapporti è fluidissimo e si viaggia in completa souplesse. Ma vediamo le caratteristiche sue, proprio le 4 ruote motrici Mercedes e la capacità di marciare a velocità anche elevate su sterrati. Poi non è detto che se si vogliono affrontare dei percorsi un po' più difficili la vettura non risponda, come vedremo adesso in un filmato Mercedes della casa in cui la vettura viene impegnata in un fuoristrada anche più che leggero. E dobbiamo dire che, avendola anche poi provata anche noi in un campetto proprio per verificarne la verità, la vettura marcia anche qui come se fosse in autostrada, non si sente l'ingresso delle 4 ruote motrici e si viaggia proprio, si va, le sospensioni elettroniche rispondono benissimo, insomma sembra quasi una Rolls da fuoristrada, una macchina veramente che in questo settore ci è piaciuta molto. Anche in città si marcia molto bene, il cambio è fluido, forse abbiamo rilevato solo qualche impuntatura nella partenza, ecco. Il doppia frizione a volte non risponde come un automatico classico. Però in città ci sono delle doti della Mercedes, a parte il comfort che ripetiamo, il consumo ridottissimo anche in città. Quello che stupisce sempre è il raggio di sterzata delle Mercedes, che permette di girare veramente in un fazzoletto, cioè agevola sia nelle manovre di parcheggio sia negli spazi ristretti magari di un cortile. Ma veniamo adesso all'autostrada. Noi l'abbiamo provata andando verso Forte dei Marmi, un posto che ormai parla di lusso in ogni angolo. In autostrada si viaggia anche qui in souplesse. Non pensiamo di poter fare delle curve sportive. Tiene benissimo la strada in assoluta sicurezza, bisogna tener conto che è una vettura alta. Ecco, arrivati a Forte dei Marmi ci godiamo un po' il lusso di viaggiare sui viali e poi di goderci un po' la cittadina, i viali sul mare e le spiagge più belle ed eleganti, classiche, come il Bagno America che qui vediamo in questa immagine. Lo shopping è d'obbligo e vediamo anche una delle riviste più belle che sono distribuite sul territorio, per poi dirigerci in un posto veramente da sogno, un agriturismo 5 stelle che si chiama Paradise. La tranquillità e la familiarità degli ambienti, nonché una piscina bellissima, ci fanno stare divinamente. Ma la sorpresa più bella è poi quando vediamo quanto abbiamo consumato. Ragazzi, 5,8 litri per 100 km, marciando anche in autostrada senza risparmiarci troppo, è un risultato veramente fantastico. E viva, viva il diesel, alla faccia di chi sostiene solo l'auto elettrica. Oh, veramente molto comoda.